Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Amaurais si lascia andare a momenti di stregolatezza, le telecamere riprendono gli attimi di goliardia, morirà dalla vergogna. Il concorrente Geoffino Amaurais Perez è entrato nella casa con la consapevolezza di poter soffrire molto la distanza dai figli. Già durante le prime puntate, infatti, si è mostrato scosso davanti ad Alfonso Signorini per via del fatto che si fosse data molta considerazione alla situazione familiare di Antonino Spinaldese, e molto meno alla sua. Il conduttore, così, gli ha promesso una sorpresa, ma non specificando quando. È possibile che nella puntata di oggi ci sia un colpo di scena per lui, ma l'imbarazzo arriverà quando si troverà davanti le immagini di ieri sera. I Geoffini stavano ballando in giardino, quando a un certo punto ha iniziato a scatenarsi anche lo stesso Amaurais. Lui che nasconde la sua ilarità con quell'impostazione pacata, è uscito fuori dalle righe, concedendosi attimi ironicamente piccanti. L'atleta aveva più volte sottolineato di doversi comportare in un certo modo perché aveva i suoi figli a casa e un grande rispetto nei loro confronti e nella figura genitoriale. Questa volta però si è lasciato andare, si pentirà? Vediamo che cosa è successo nello specifico. Se per due pettorali nella clip si è vergognato per i figli, non oso immaginare la sua faccia quando vedrà questa clip in puntata. Penso che uscirà direttamente dalla casa, scrivono su Twitter, riportando il video di Amaurais coinvolto in scene bollenti con Cristina 40. Ti mettono a fare porno e, ironizzano gli altri inquilini. Cristina si butta per terra allargando le gambe, simulando così un rapporto sessuale con Amaurais. Le risate rendono il momento giocoso, ma la scena imbarazzante sembra aver coinvolto lo stesso Perez, che invece di evitare ha contribuito a completarla, stando al gioco. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.